Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Allora, io sono Maxi, vi faccio anche un goccino giusto per fare qualcosa, e questo è un glitch diciamo che non serve tanto per i soldi, però conferma che il glitch dei soldi che ho pubblicato in precedenza funziona, o meglio, questo glitch non serve per i soldi ma serve a risparmiare soldi. In che senso? Che noi possiamo avere tutte le macchine di lusso che sono nell'online gratis in questa semplice maniera. Adesso io vado a selezionare un'attività che sarebbe rintanato Barton. No, sto stonato io perché si è stonato il monnezzino qui con cui scritto. E vado a selezionare questa missione. Perché questa missione? Perché in questa missione io so per certo che c'è una cheater, e andrò a prelevare, a prendere e a mettere in garage questa cheater. Però questo glitch funziona in tutte le missioni in cui ci è un'auto di lusso che noi possiamo prendere. Allora, per esempio, Simeon che ci manda a recuperare dei veicoli, noi possiamo mettere quei veicoli in garage. Tipo, che ne so, recupero a Roxford Hotel, che potrebbe essere un'altra missione, che mi sembra che lì c'è la 9F Cabrio se non mi sbaglio, e lì anche in quella missione possiamo prendere questa 9F Cabrio senza spendere una lira, anzi un euro ragazzi, un euro, siamo correnti, quindi diciamo un euro, e metterla in garage. Niente di più semplice, il solito glitch. E vabbè, adesso andiamo a vedere come prendere questa cita. Però comunque sappiate che in qualunque missione dove c'è un'auto di lusso, voi potete portarla via e metterla in garage. Arrivate qui a casa di Martin Madrasso, prendete questa auto, non vi mettete a sparare a sti tizi, tanto non serve un cazzo, e andate dove dovete andare, nel vostro garage. Allora, questa è la localizzazione di casa di Madrasso, tante volte qualcuno non lo sapesse, e adesso andiamo in garage. Cosa dobbiamo fare ragazzi? La solita tarantella, solito glitch di sempre: mettiamo incollata la macchina, prendiamo un'auto di strada con molta tranquillità, tanto non ci romperà il cazzo nessuno. Perché? Perché siamo in una missione, quindi andremo super tranquilli e per fare tutto ciò. Poi ci prendiamo la nostra Carry Rebel, giustamente. Quindi, allora, ricapitolando, macchina dove avete visto Carry Rebel. Una volta usciti dal garage, vi posizionate alla solita maniera, niente di più semplice ragazzi, menu select aperto, posizionati come più credete, insomma. Prendete un'auto della strada, tanto gli sbirri ci fanno una sega perché chi li incula, e andiamo a metterla a tappare gli sportelli del veicolo. Giustamente io sono entrato, bella cazzata, lo dico a voi tasto select e io poi mi dimentico del tasto select. Vabbè, non fa niente, arrifamo. Allora, come dicevo, andate a tappare gli sportelli del veicolo, e il gioco è fatto ragazzi, il solito glitchetto di sempre. Non so se dovrebbe arrivare la 1.26 e la 1.25 ragazzi, perché su PlayStation 4 è arrivata la 1.26. c'è qualcuno che dice ah, ma c'è la .26, io sinceramente non lo so, non mi sembra nemmeno di averla vista sta 1.25, scusate, no, 1.26, con sti numeri di prima mattina un bel rincoglionimento. Comunque sia, qualunque cosa cambi nel glitch io lo farò presente. Se magari ci sarà un glitch nuovo, perché questo verrà parciato, cercheremo di trovarlo, di metterlo sul canale e tutto il resto. Cioè, la cosa stranissima ragazzi, non so se avete visto la macchina di prima, cioè è sparita così nel nulla. Comunque va bene, continuiamo col nostro glitch. Cosa dobbiamo fare? Fucile da tiratore, un caricatore di fucile da tiratore, almeno a me con caricatore sembra che vada. Che poi la cosa strana, sapete qual è? Che se io tiro alla mia auto il fucile con un fucile o con qualunque arma,
che succede? Succede che la mia auto esplode prima se la danneggio io, se la danneggiano gli altri ci mette una vita. Comunque, tornando al glitch, ragazzi, eccola qui, abbiamo la nostra Cheetah in garage assicurata senza nessun genere di problema. Qua, fatto questo, che cosa dobbiamo fare? Usciamo dalla missione senza tante storie, insomma, alla fine noi della missione ci importa una sega. Usciamo dalla missione, ci troviamo in centro città, non sa perché, però va bene, e andiamo a chiamare il meccanico. Chiameremo la nostra auto, chiameremo la Cheetah, e per magia avremo la nostra auto gratuita messa in garage. L'unica pecca, ragazzi, è che un po' di patch fa, adesso non mi ricordo, 1.16, 1.14, ridussero il prezzo delle auto trovate per strada, cioè nel senso che se noi mettiamo un'auto di lusso trovata per strada nel garage non vale praticamente un cazzo, vale meno di un'auto trovata per strada, meno di un Baller, meno di una Zion Cabrion, insomma meno di ste macchine. Adesso andremo a vedere, vi mostro il perché, insomma, e vi mostrerò anche che la nostra auto è assicurata, anche se non serve che ve lo faccio vedere, però sapete tutti che quando fate il glitch con la Cari Rebel l'auto si assicura in automatico. Allora, per la vendita andiamo a vedere, ci dà proprio una cifra ridicola, 1600, cioè della serie proprio da schifo, però in compenso abbiamo la nostra auto assicurata con soli 3000 dollari. Noi abbiamo acquistato una Cheetah o una qualunque altra auto di lusso, ragazzi. Per questo glitch è tutto, un saluto da Maxi e al prossimo video, ciao a tutti.